In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche è di fondamentale importanza per il risanamento dei conti pubblici e in cui si assiste quotidianamente ad una gestione disinvolta delle risorse pubbliche da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli, la Corte deve essere messa in condizione, con personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell'interesse del Paese, delle istituzioni e soprattutto dei cittadini. È cominciata oggi all'Aquila, con un appello del presidente Tommaso Miele alla classe politica, l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Abruzzo. Un appello volto a chiedere più risorse e personale, ad oggi inferiore di oltre il 30%, al fine di rendere ancora più efficiente un organismo a presidio del buon uso dei soldi dei cittadini e baluardo contro la corruzione, il cui operato è tanto più prezioso in tempi di crisi economica e scarsità di risorse. Anche perché, come si può evincere dalla relazione, molto critico resta il fronte del danno erariale causato dalla cattiva e spesso fraudolenta amministrazione della cosa pubblica da parte di amministratori di vertice ma anche dipendenti pubblici, infedeli o semplicemente incapaci e non all'altezza. Danni causati ad esempio dalla piaga dell'assenteismo o dall'indebita concessione di finanziamenti pubblici, comprese anche quelli per la ricostruzione post-sismica. Nel corso del 2016 la sezione abruzzese ha infatti emesso 46 sentenze, di cui ben 24 di condanna. La Corte dei Conti è poi chiamata oggi a controllare anche l'operato della Regione Abruzzo a presidio degli equilibri di bilancio e nella sua relazione il presidente Miele ha ricordato in particolare l'esito non certo positivo delle verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate fino a maggio 2016. Occhiuto esame che ha evidenziato forti anomalie nel 70% dei casi, ovvero per i 2/3 delle leggi è stata trascurata la copertura o è stata ottenuta con aumenti apodittici e non dimostrati delle entrate. Il procuratore regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, ha poi puntato l'indice contro i numerosi contenziosi che nascono a seguito di procedure che finiscono per diventare illecite perché condotte con troppa fretta all'ultimo momento utile, magari per non perdere un finanziamento. Snocciolando i numeri, Stanchi ha evidenziato che nel 2016 si è registrato un aumento di fascicoli aperti, pari a 1.191 a seguito di 2.767 indagini. 77 sono state le citazioni in giudizio e 8 le richieste di sequestro preventivo.